categoria eterna dello spirito, per cui si distribuiscono dappertutto, però culturalmente la sinistra è sempre stata antimerito, anticapitalista, antiorganizzazione. Una malintesa sinistra, una sinistra dell'appiattimento, una sinistra della non valorizzazione appunto del merito e della meritocrazia. Io ho introdotto nella mia legge di riforma il merito, la meritocrazia, il tutto a favore dei cittadini. Ecco, e da quello che vedo, CGIL ovviamente non vuole, legittimo, se ne assumerà tutte le responsabilità, e certa sinistra, soprattutto estrema, non vuole la meritocrazia, non vuole la customer satisfaction, non vuole dare la voce ai cittadini, eccetera, eccetera. Benissimo. Questa è una chiara battaglia culturale, ideale, politica, ideologica. Vinceremo a man bassa perché staremo dalla parte della gente. E, ripeto, facciano pure. Si ritarderà qualche giorno. Gli ultimi scioperi generali della CGIL contro di me hanno ottenuto l'8% di partecipazione. Gli iscritti alla CGIL sono circa il 22-23%, quindi vuol dire che meno della metà degli iscritti alla CGIL ha scioperato. Ma di più, io, e questa potrebbe essere una bella polemichetta che puoi attivare anche a livello toscano, ho pagato il rinnovo del contratto di lavoro a febbraio degli statali. Regioni, province e comuni e sanità, condizionati dalla CGIL, non l'hanno ancora rinnovato. I soldi ci sono, saranno sempre 70 euro. I dipendenti pubblici, che sono altri 2 milioni circa, di regioni, province, comuni e sanità, non hanno ancora rinnovato il contratto. Se non hanno ancora i loro 70 euro in tasca più gli arretrati, devono ringraziare le amministrazioni di sinistra che si sono fatte subornare dalla CGIL, che non vuole che si chiuda il contratto. I miei dipendenti dello Stato, che sono circa 1,5 milioni, hanno tutti avuto il contratto rinnovato a febbraio con gli arretrati. Perché regioni, province, comuni e sanità non hanno avuto rinnovato il contratto? Ho scritto lettere. È tutto possibile, addirittura è possibile anticipare la parte economica del contratto in attesa che si chiuda la parte contrattuale e sindacale. Non hanno voluto neanche questo. Ecco, questo è la logica delle amministrazioni di sinistra, come quella toscana, e della CGIL. Io non ci sto. Io non ci sto. Altra cosa divertente, ho fatto una piccola provocazione quando la CGIL scioperava contro di me sul contratto, eccetera, eccetera, poi ho pagato 70 euro, ho detto: se proprio non siete d'accordo sui 70 euro, non ritirate i 70 euro, no? Perché non li volete, non dite che sono un'offesa, un insulto. Non uno non ha ritirato, tutti hanno ritirato i 70 euro. Mi sembra un po' una scissione mentale. Scioperano contro i 70 euro, però quando vanno a ritirare la busta paga si prendono i 70 euro. C'è qualcosa che non va. In ogni caso, vedete, 70 euro sono pochi, ma i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati non rischiano il posto di lavoro e non rischiano la cassa integrazione. Con questi chiari di luna, aver avuto anche il contratto rinnovato a 70 euro, io ho detto: facciamo presto, se no Tremonti mi porta via anche le risorse del rinnovo del contratto. Magari forse è quello che vuole regioni, province, comuni e sanità. Vogliono portarsi via i soldi del contratto, forse. Sono 3 miliardi di euro, eh? 3 miliardi di euro. Forse non vogliono pagare mai. Sarebbe molto grave questo, perché, ripeto, sono in ritardo. Questo mese non chiudono, non chiudono neanche il prossimo. Probabilmente vanno dopo l'estate. E mi spiegate perché? Perché non chiedi conto alla regione toscana, alle province, ai comuni? Perché non hanno chiuso il contratto? Perché non hanno anticipato la parte economica del contratto? Perché? Stanno dalla parte dei lavoratori in questa maniera?
Rimaniamo sugli enti locali. Se permette, vorrei fare una domanda doppia anche antichi. Ma una è, prima lei, come ci sono ancora margini di miglioramento? Sì, questo lei l'ha detto 10.000 volte, ci sono enormi margini di miglioramento nella pubblica amministrazione, però vorrei concentrarmi su quelli a livello locale, visto che ci sono amministrative. Cosa possono fare i presidenti di regioni e province, i sindaci? E la stessa domanda poi vorrei fare a livello locale al candidato Antichi. Fatemi fare un discorsetto tranquillino di 2 minuti. Quando questo paese si è unificato, seconda metà dell'Ottocento, aveva a disposizione 2, 3, 4 modelli di burocrazia. Quello piemontese, un po' rozzo ma efficiente, un po' militaresco ma efficiente, quello austro-ungarico di Piemonte e del Veneto, figlio certo dell'efficienza asburgica ma anche della cultura lombarda e della cultura della Serenissima, aveva a disposizione quella che io penso e credo essere stata la migliore organizzazione statuale dell'intera Europa di allora, che era quella dei Lorena di Toscana. Non è il caso che citi Leopoldo II, le bonifiche, perché non è solo le bonifiche, anche i diritti umani, l'abolizione della pena di morte, la riforma amministrativa. Era il migliore Stato, il miglior governo. Poi andando giù, poi c'era il Papa, e non voglio dire nulla se non mi dicono che sono anticlericale. Magari otterrei anche qualche successo in questa terra, e giù poi ancora c'erano i Borboni. Di fatto la scelta fu fatta sul modello borbonico. Più che una scelta, fu una fuga da parte della borghesia che era dietro l'unificazione, la borghesia del nord soprattutto, che preferì fare gli affari propri e lasciare lo Stato in mano, anzi, più lo Stato era inefficiente, meglio era, perché più mani libere si avevano. E quella borghesia non mandava i propri figli a fare i commis dello Stato, lasciava agli uomini e alle donne del Sud, che avevano problemi salariali, di sviluppo, eccetera, eccetera, e si buttava legittimamente nei traffici, commerci o nelle professioni. Questo fino a oggi, fino a ieri. Cioè la burocrazia è stata anche culturalmente lasciata a se stessa, abbandonata. La classe imprenditoriale, la classe borghese, i capitalisti ci hanno pensato poco. I risultati li vediamo. La gente non ne può più, perché soprattutto dopo da quando siamo entrati nell'euro, non si può più compensare con le svalutazioni competitive, la perdita di competitività dovuta a un cattivo Stato. Per cui in sofferenza sono entrate tante le famiglie quanto le imprese. Tanto le famiglie quanto le imprese non ne possono più di uno Stato inefficiente. E allora, viva Dio, investiamo tutti in uno Stato efficiente. Cioè un paese che si può permettere il Made in Italy, che si può permettere, adesso l'esempio è un po', ma siamo generosi, che si può permettere la Ferrari, che si può permettere uno stile di vita, una qualità di vita quale quella nostra, deve avere la peggior burocrazia del mondo. Non è accettabile. Anche perché, tenete conto una cosa, e questo è una cosa che mi cruccia, i ricchi non hanno bisogno di una buona burocrazia. La burocrazia se la comprano sui mercati paralleli, si comprano la scuola mandando i figli all'estero, si comprano la sanità andando a farsi curare all'estero, si comprano tutto, hanno i notai, i commercialisti, hanno tutto, con gli arbitrati e altro, hanno persino la giustizia, hanno la sicurezza, si comprano le guardie del corpo, cioè, ma è tutto legittimo, non demonizzo.